Cari amici della Bibbia, oggi faremo oggetto dei nostri pensieri una delle beatitudini di Cristo. Permettetemi di ricordarvi che le beatitudini fanno la parte della famosa predicazione di Gesù sul monte. La predicazione con quale egli ha spiegato le cose fondamentali del suo regno. Le beatitudini erano le prime che ha detto perché la gente povera senza privilegi in questo mondo ha un senso anche più elevato della cittadinanza nel regno eterno. E questo c'entrava molto di più che i privilegi qui nella valle delle lacrime. E la prima condizione è semplicemente essere consapevole che ci mancano le risorse spirituali, perché nella prima beatitudine Gesù dice che il regno di Dio è per chi è povero in spirito. Dopo, nel versetto 6, del Vangelo di Matteo, capitolo 5, leggiamo: «Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati». Anche qui incontriamo il sentire pronunciato di un'assenza, questa volta l'assenza di giustizia. Una delle realtà di questo mondo è che, malgrado tutta la giurisprudenza, nonostante tutte le corti, tutti gli avvocati, un'altissima spesa per innumerevoli processi, non c'è la giustizia soddisfacente, non c'è la fiducia nelle istituzioni. Con altre parole, i diritti della maggior parte della gente sono sempre ignorati. Forse anche tu senti la profonda delusione per mancanza di giustizia. Che significato ha vivere se siamo affamati e assetati di giustizia? Prima di tutto, per ora viviamo in condizioni meno che ideali. Il principe di questo mondo è il diavolo, alle cui suggestioni ubbidiscono moltissimi, in verità tutti, la maggior parte del tempo. Ma se bramiamo qualcosa di meglio, che appartiene al mondo della giustizia, cioè il regno di Dio, la promessa di Gesù è che saremo saziati. L'inverno passa, spuntano le possibilità descritte nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 13. Secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Ci vuole la nuova terra e anche i nuovi cieli per essere veramente soddisfatti. Questo è il primo punto. Dove si amministra la giustizia? Se in tribunale, il fatto che la giustizia caratterizza la nuova terra vuol dire anche che tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Questo è della lettera ai Romani, capitolo 14, versetto 10. Leggiamo in avanti. Infatti sta scritto: «Come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio». Come dobbiamo comportarci se vogliamo vivere nella giustizia che adesso ci elude? Ti darò una cosa dall'Antico Testamento su cosa non fare e un testo dell'Apostolo Pietro su cosa fare. Leggo dai Proverbi, capitolo 17, versetto 15. Chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. E dall'Apostolo Pietro, della prima lettera, capitolo 3, versetti 8 fino a 12. Infine, state tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite. Poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli
che fanno il male. La nuova terra è vicina. La gloria celeste è semplicemente incomprensibile. Ci aspetta ciò che l'occhio non ha visto, l'orecchio non ha udito e non è venuto alla mente. La pace, l'amore e la giustizia renderanno ogni anima felicissima. Ma noi non possiamo fare nulla per giustificarci o per salvarci. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Noi dobbiamo solo invitare il Signore a farlo per noi. Se siamo affamati e assetati di giustizia, dobbiamo collaborare con Dio nel tempo della preparazione, che è l'unico tempo che abbiamo alla disposizione per permettergli di cambiarci in cittadini autentici del suo regno futuro, glorioso, che nonostante è già cominciato con la sua venuta nel nostro cuore. Viviamo la sua giustizia verso agli nostri vicini oggi e godiamo presto il suo regno della giustizia senza alcuna macchia. Amen.